grazie, buonasera a tutti, buonasera a Padre Enzo, ecco, tutti che sono da questa parte e anche a tutti voi presenti a questa presentazione del libro La tunica e la tonaca. Sono lieto di essere qui e vorrei proporvi così alcune riflessioni che nascono dalla lettura di questo libro. E direi che già fin dal titolo c'è una suggestione spirituale, che ci fa intravedere dei cammini di vera umanità. E non si tratta semplicemente di una comparazione tra due abiti, la tunica di Cristo e la tonaca di San Francesco, quanto piuttosto la sottolineatura di un'affinità, l'affinità che unisce il Maestro e Francesco, che del Maestro è un fedele discepolo, che del Maestro è un innamorato. E da qui mi pare deriva una prima indicazione che può essere valida per la Chiesa, per la società, per la politica, per ogni uomo. Cioè dobbiamo essere degli innamorati che hanno a cuore la vocazione che sono chiamati a vivere. Il rimando speculare tra la tunica collegata alla spoliazione sacrificale di Gesù, quale offerta incondizionata, ecco, vi ricorderete che quella tunica è senza cuciture, così specifica l'Evangelista San Giovanni, bene, questa tunica collegata alla spoliazione sacrificale di Gesù, all'offerta incondizionata della sua vita, di un amore che rigenera la vita, e la semplice povera ruvidezza del saio, simbolo della spoliazione di Francesco, per seguirlo nell'amore, con i segni dell'ordinaria povertà e umiltà, rivela il sentiero ascetico-mistico della imitazione, dell'imitazione, della conformazione, della immedesimazione a Cristo, fonte di piena e compiuta umanità. E questa reciprocità che si sviluppa nell'amore donato e accolto è ben rappresentata dall'immagine che caratterizza il volume. E oltre a questa condizione speculare dei due abiti nella reciprocità dell'incontro, è soprattutto rilevata l'azione che qualifica questo rapporto. E qual è questa azione? È quella dello spogliarsi, ma per rivestirsi, spogliarsi per rivestirsi. La progressiva trasformazione della vita, che è simbolicamente rappresentata dal nuovo abito, è frutto della reale disponibilità a lasciarsi totalmente rivestire, per poter condurre una vita nuova, una vita secondo logiche nuove, una vita che si traduce in stili nuovi di comportamento e di condotta. E mi pare che oggi la situazione che ci troviamo a vivere, la situazione di pandemia, con il disorientamento che ha provocato, almeno in me, ecco, ha provocato tanto disorientamento, ma credo che è un sentimento che condividiamo un po' tutti, ecco, ci invita, e forse più che ci invita, ci costringe a cogliere questa opportunità. Perché, come ricorda Papa Francesco, da questa crisi si esce o migliori o peggiori. Cioè non si può uscire come se niente fosse capitato, non si può uscire in maniera indifferente. E la sfida e la scommessa del presente, e qui proprio si sta giocando il futuro dell'uomo e dell'umanità. La tonaca di Francesco conserva tutti i segni dell'umano, ma proprio in essi lascia intravedere i riverberi della linfa della risurrezione, che agisce in modo inatteso nella voragine delle marginalità e dei bisogni. In questo contatto speculare tra la tunica e la tonica e la tonaca ritorna come ancora più urgente l'invito a rivestirsi del Signore nostro Gesù Cristo. Nell'invito a rivestirsi di Cristo, a lasciarsi contagiare dalla passione del dono sacrificale, è possibile intravedere, ben oltre l'evidenza complessa del negativo che invade la vita, la potenza rigenerante dell'umiltà, della debolezza e della fragilità,
Si tratta, in fin dei conti, di saper perdere per guadagnare, di saper svuotarsi di se stessi per essere ricolmati, di saper rinunciare per possedere. Come afferma la parola di Dio, la Sacra Scrittura, si tratta di spogliarsi dell'uomo vecchio con le sue azioni e rivestirsi di quello nuovo che si rinnova per una piena conoscenza d'immagine del suo Creatore. E l'immedesimazione nell'amore del Maestro chiede di rimuovere ogni possibile ostacolo per una sequela che sia fedele, totale e assidua. L'imitazione esterna, per divenire affinità essenziale, deve trovare senso e motivazione nella somiglianza interiore. Ecco, dall'esterno all'interno, dal gesto di rivestirsi esteriormente al gesto di rivestirsi interiormente. Secondo quanto dice la lettera ai Filippesi, spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E qui ci sono alcune riflessioni spirituali di Lanspergio che confermano un po' questo itinerario di conformazione, di imitazione, conformazione, diciamo, interiore. Dice questo autore: io sarò trasformato in te, mi muterò in te affinché non abbia più a subire mutazioni. Allora sarò buono della tua bontà, prudente della tua prudenza, semplice della tua semplicità, sereno della tua serenità. Allora sarò te, perché tu ti sei unito a me per unirmi al tuo spirito e farmi diventare un solo spirito con te, di modo che tutto ciò che è buono lo voglia in te, tutto ciò che voglio lo possa per te, tutto ciò che posso lo sappia da te. Che io sia rivestito da una doppia veste, ossia io arda di una duplice carità, l'amore di Dio e l'amore dei fratelli. Siamo chiamati a rivestirci dell'abito della carità e allora si potrà sperimentare la bellezza di una prossimità vera e concreta, capace di incrociare e riconoscere il Cristo in ogni uomo, in ogni condizione, in ogni tempo e di amarlo, amarlo concretamente. Non mancano nel testo di Padre Enzo Fortunato riferimenti su come ricominciare a riparare una umanità colpita e spaventata dalla pandemia, partendo proprio dal ricucire, azione fortemente impegnativa e controcorrente in una cultura che ama lo spreco, l'usa e getta e l'individualismo. Alla vigilia della firma della terza enciclica sulla tomba del Santo, il prossimo 3 ottobre, ci rendiamo profondamente conto che per riparare, ricominciare subito, abbiamo bisogno della fraternità. Abbiamo bisogno di riconoscerci tutti e di sperimentarci tutti e profondamente fratelli e di superare qualsiasi contrapposizione, la contrapposizione amico-nemico, bianco-nero, tutti uomini e donne, fratelli e sorelle in cammino, ricordandoci una verità stupendamente francescana: quanto l'uomo vale davanti a Dio, tanto vale e non più. Il nostro tempo liquido e triste, attraversato da conflitti a bassa e alta intensità, scosso da contrapposizioni identitarie, colpito dalla pandemia e dalla crisi economica connessa, può sembrare un tempo per realisti e non per sognatori, per edificatori di muri e non per costruttori di ponti, un tempo di distanziamento diffidente e non di fraternità solidale. Eppure è proprio in questo nostro tempo che Papa Francesco ha scelto di utilizzare un vocativo delle Admonizioni del Santo di cui porta il nome, Fratelli Tutti, per farne la proposta rivolta a singoli e popoli risvegliatisi sulla stessa barca nella tempesta scatenata da un virus tanto microscopico quanto letale, il manifesto della nuova anima da dare alla globalizzazione. E del resto anche il mondo di Francesco non era un mondo pacifico, era un mondo segnato da un groviglio di divisioni e di insicurezza, e lo ricorda lo stesso Papa,
fratteggiando il Mediterraneo d'inizio 200 come pieno di torri di guardia e di mura difensive. Ma proprio in questo contesto uno sparuto gruppo di minores ha avuto l'audacia che possiamo dire l'ingenuità e l'audacia nello stesso tempo, di predicare la pace tra le mura di rissosi comuni italiani e lungo la tenda di eserciti intenti a combattere una guerra santa. Con quell'abito che ha attraversato la storia di ieri e di oggi, Padre Enzo ci svela il segreto di questi due indumenti, tanto diversi, ma tanto simili, che lanciano un appello alla rivolta dell'uomo e dell'umanità, la rivolta contro ogni divisione, contro ogni esclusione, e l'impegno a riconoscere l'altro, qualunque altro, anche l'apparentemente diverso da sé come fratello. In un mondo davvero malato, come con felice intuizione aveva detto il Papa il 27 marzo scorso in una piazza a San Pietro, livida per la pioggia e vicina ai tanti colpiti dal Covid-19, che in Italia toccavano in quelle ore la punta massima giornaliera, abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato, diceva il Papa. Sarà ancora così? E questa è la domanda che percorre tutta la nuova enciclica. Non è possibile cambiare strada? Un'enciclica che rimarrà nella storia, non solo perché è la prima ad essere firmata fuori Roma, ma perché diventa bussola per l'uomo smarrito del nostro tempo. Al centro della Fratelli Tutti scorgiamo lo stile della fraternità e della prossimità, che si prende cura dell'altro. Il testo di Padre Enzo, in fondo, ci porta indirettamente a irrobustire le parole con i gesti, ed è con i gesti che vestiamo di coerenza le nostre parole. Grazie per il vostro ascolto.